Benvenuti alla sesta puntata di Small Place dedicata a Stellaris. Riprendiamo come tutte le volte esattamente da dove ci siamo lasciati l'altra volta. Abbiamo tre vicini. Uno l'abbiamo appena incontrato, è lo State of Ida Ixa. Fantastico, cioè. Poi abbiamo la Clickstack Republic, che abbiamo deciso di chiamare TikTok, e l'Allied Tuskeran Nations, quindi le tasche alleate, la Repubblica del TikTok, e questi li chiameremo Yoda, direi, perché è abbastanza gli Yoda. Perfetto, spero, per ora non ci sono state guerre, la porzione di galassia che conosciamo è veramente infima ancora. E sono tutti e tre dei vicini che saranno al massimo abbastanza tiepidi nei nostri confronti. Volevo dedicare un pochino questa puntata a vedere appunto loro. Vedete che tutti quanti hanno un'opinione negativa di noi. I nuovi contatti partono sempre un po' negativi, hanno un meno 20 se non sbaglio, e poi pian piano diventano migliori nel tempo. Essendo noi individualisti, con chi è individualista stiamo andando meglio, però essendo noi con una materialista abbiamo un'opzione di bombardamento che è abbastanza aggressiva. Quindi questa, gli Ida Ixa sono pacifisti, quindi non ci vedono troppo di buon occhio, però saremo più o meno neutrali. E invece, essendo noi materialisti, andremo probabilmente abbastanza male sia con i Clickstack, che sono oltretutto nostri vicini, sia con i Chaskeran. E oltretutto hanno un defensive pact fra di loro, quindi loro due sono molto simili, hanno le stesse ethics, sono vicini fra di loro, sono alleati, saranno decisamente i miei nemici. Mentre a quanto pare gli Ida Ixa sono rivali di un altro impero che non vediamo e sono superiori, mentre gli altri due sono equivalenti a noi. Questo significa che bisogna iniziare ad investire nella flotta, perché la probabilità che i Clickstack e i Chaskeran ci attacchino è abbastanza elevata in questo momento, anche se magari non nell'immediato. Allora, guardiamo un attimo le risorse e poi guarderemo le navi. Come risorse siamo in negativo per via di una colonia che sta per essere costruita come energia, e in questo momento stiamo perdendo un 8 ogni turno, ma questo vuol dire che non siamo nemmeno troppo messi bene perché avremo solo un più 2. Però proprio questa colonia, Mazza di Tamburo, permetterà di avere tanta 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 energia, vista la caratteristica del pianeta, ha la Betanstone, quindi andrà bene. Poi abbiamo un sacco di minerali, quelli stanno andando benissimo, e in realtà quando si parla di flotta, l'energia serve solo come mantenimento, i minerali sono invece ciò che ci servono per costruire le navi, e quindi avere tanti minerali va benissimo, e tanta influenza, nel caso se avessimo bisogno di qualcosa. Io vorrei tentare a quel punto di farmi amici il più possibili gli Ida Ixa. Quindi iniziamo a comunicare. Offer trade deal, forse un research agreement? No, non hanno intenzione di farlo perché siamo neutrali. Information, star charts, forse questo potrebbe funzionare. Non sono intenzionati a darcelo però nemmeno uno, ma ci si può negoziare. Vediamo cosa vogliono in cambio. Potremmo offrire dei minerali, ad esempio. Instant transfer, proviamo a dargli 100, 100 addirittura è troppo. Vediamo, eccolo qua. Direi di sì. Così ci danno la chart. Vedremo se ce la confermeranno, ma ci dovrebbero dare la chart dei pianeti, dei sistemi che loro hanno analizzato. L'obiettivo mio, e adesso togliamo dalla pausa, è avere una flotta che sia almeno di 600-700 per andare almeno a distruggere le amebe che abbiamo qua vicino. Per far questo, vorrei andare nello ship designer, creare un nuovo design corvette e costruire una cacciatorpediniera. Mettiamo quindi subito le torpedo. Perfetto, è arrivata intanto la colonia. Una torpedo, una coil gun, che è l'unica arma di livello 2 che abbiamo. Poi abbiamo bisogno di energia. Vediamo se questo basta. No, non basta ancora. Questo è perfetto. E 3. Perfetto.
È una torpediniera, Spore Thrower. Visto che siamo funghi, la chiamiamo Sparaspore. E è perfetta, bilanciamento del power a zero, abbiamo un diverso tipo di armamento. Direi che funziona abbastanza bene. La salviamo. Io ne costruirei qualcuna. Andiamo quindi su Amanita Rules, spazioporto, abbiamo ancora 7 spazi. Direi di andare proprio di Corvette. Sì. Vediamo se Synchronized Defense. No, servirebbe solo per la stazione, non ci serve. Quindi, costruiamo proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettiamole tutte. E vediamo come va. La nostra construction ship dovrebbe invece non costruire nulla per adesso perché abbiamo bisogno di energia, siamo a zero. Quindi quello sarà poi eventualmente qualcosa da fare successivamente. Prima cosa da fare su questo mondo è togliere questa casella che dobbiamo immediatamente utilizzare. E invece sono abbastanza preoccupato per via della mancanza di cibo. Inizierò quindi a costruire una hydroponic farm in una casella che non ha dei bonus per tentare di metterla al massimo. Guardiamo se su Amanita possiamo fare qualcosa. Al momento direi di no, va tutto bene così. Su Sphinferly siamo messi abbastanza bene e dovrebbe aumentare la popolazione. E siamo messi abbastanza bene anche su la nostra simpatica Amanita Rules. Su Amanita Rules, a essere sincero, costruiremo, credo a breve, direi una power plant. Vediamo se possiamo fare ancora delle modifiche alle nostre corvette, quelle normali. Direi di sì. Quindi andiamo a, sì, a cambiare. Direi di mettere una coil gun a posto di uno dei due e poi lo salviamo. Siamo in negativo come energia e hanno accettato la deal offer. Non è che ci abbia dato molto, possiamo vedere un po' di sistemi di pianeti al di là di loro. La nostra science ship sta comunque facendo l'analisi qua. Direi che va tutto bene. Upgradiamo la flotta. Allora, abbiamo un solo spazio per un pianeta, per ora. Questo potrebbe essere abbastanza interessante. Quello che tenterò di fare quindi sarà andare a esplorare qua a sud e qua a nord adesso, perché avendo già un vicino qui, oltre non sarà poi così interessante. Vediamo se riusciamo a tornare indietro senza service system qua, service system qua, service system qui e poi vedremo. Abbiamo qualcuno senza cosa da fare, direi di spostare dai minerali all'energia, vista la nostra situazione attuale. Rimaniamo comunque con qualcuno, con un edificio non tenuto, senza popolazione. Qua le cose stanno andando abbastanza bene. Construction complete. Su Amanita le cose vanno discretamente. Potremmo magari iniziare a Evading mettere. hostile fleet. Ah, ecco qua, un'altra ameba. Pieno, è impestata. Questa zona qua è veramente impestata di amebe. A questo punto, direi. Evading hostile fleet. Esatto. Adesso sta evadendo e poi da lì direi che esatto, la portiamo prima nel nostro Ships spazio e upgraded, poi giù. construction complete. Perfetto. Research complete. Spore Thrower, Mantling Row Class, perfetto. Allora, nuova ricerca, direi proprio di andare sull'energia. Energy Store, questo potrebbe non essere male, tutte e due questi in realtà.
andiamo su questa. Voglio upgradare il livello delle nostre simpaticissime power plant, visto che abbiamo anche la Betanstone adesso. Con la nostra flotta, appena sistemata, forte di 20 unità, andiamo ad eliminare queste amebe che sono su un mondo che è all'interno comunque del nostro spazio vitale, e quindi è fondamentale vedere cosa c'è. Tutto. Innanzitutto vediamo un Tomb World che non è ancora terraformabile, utilizzabile, ma già sappiamo che c'è, per esempio. E ci sono vari altri pianeti, è un sistema abbastanza ricco. Construction complete. Qua, per ora, siamo ancora in una fase di osservazione. Eccolo qua, facciamo una bella battaglia. Vediamo quante navi perderemo, perché poi quello è la discriminante. Abbiamo la nave che abbiamo recuperato dall'interno del pianeta, la Cruiser, e poi abbiamo ben, se non sbaglio, 16 corvette. Abbiamo sbloccato anche un'altra ricerca. Io andrei di Fusion Missiles. Ci stiamo abbassando come energia. Ah, il nostro ammiraglio permette di sparare da più lontano, quindi questo vuol dire che forse riusciremo a contrastare il nemico efficacemente. In questo momento stiamo perdendo una corvette, due corvette, tre corvette, direi. Vediamo come andrà la battaglia poi successivamente. Al momento siamo in vantaggio. Decisamente. È stato il battesimo un po' del fuoco, soprattutto per le nostre nuove tipi di nave. Vediamo se questa corvette sopravvive. È sopravvissuta. Allora, le mando a riparare. E ne abbiamo perse un po' di un paio di tutti e due i tipi. E faccio in modo di costruirne un paio per entrambi i tipi, in modo da ritornare al massimo. La nostra Science Ship sta analizzando proprio questo mondo, questi sistemi. Quando avrà finito di analizzarli, quindi service system, service system, service system, service system, service system, e poi voglio che vai qua. Research project e service system. Così abbiamo aperto un po'. Vedete, perché può essere anche interessante avere due navi scientifiche all'inizio per velocizzare l'esplorazione, però al contempo vuol dire utilizzare due scienziati, avere uno slot in meno per i leader di altro tipo. È mista come cosa. Per esempio, abbiamo bisogno di un nuovo leader. Andrei di qualcuno che è longevo a questo punto, visto che non abbiamo altre cose interessanti. Vediamo come sono messi i nostri nemici se andiamo a prendere in considerazione la nostra nuova flotta. Beh, Ican Council. Dov'è l'Ican Council? Ma va. Sono appena arrivati, sono pathetic, inferior equivalent come naval capacity, pathetic come tecnologia. Secondo me sono appena arrivati al livello spaziale. New research. Manfully Influence più uno, molto interessante, e possiamo anche migliorare gli edifici, ma non è la cosa più interessante in questo momento. Invece ho bisogno di fare spazio. Quindi probabilmente Quicksand Basin potrebbe essere il
Allora, la Deep Single Quicksand Basin, per esempio, è qualcosa da eliminare. Anche qua. Anche qua. Perfetto, allora direi di sì. Andiamo proprio di quello. Perfetto. Le riparazioni sono state effettuate. Sono tentato di invece di andare come Form Non Aggression Pack, che potrebbero accettare addirittura di chiudere le frontiere, di escalare. Però hanno un alleato in questo momento. Invece vediamo se, beh, per esempio, loro non aggression pack, no, non vorrebbero farlo, anche se sono dei Federation Builders. Chissà come mai loro invece sono portati. Receptive Attitude più 100, Opinion meno 4, Federation Builders. E loro come sono messi? Invece no. Quasi quasi. Potrei fare un Form Non Aggression Pact in modo che non mi possano attaccare contemporaneamente. E mi assicuro le frontiere. Bene. Oh, uno dei nostri governatori è diventato anche resilient, quindi durerà di più. Potrei sempre fare close borders e chiudere definitivamente alle loro navi i miei confini. Potrebbe essere interessante. Adesso, qua abbiamo trovato un sistema molto ricco. Ferragon. Probabilmente non abitabile, non ci sarà neanche un pianeta abitabile, però ci sono degli asteroidi che sono interessanti. Qua non si sa ancora. Dovremmo vedere. Decisamente gli Yoda X sono grossi. Decisamente. E noi siamo dal lato sinistro completamente isolati. Ma controllando le due ley line verso l'alto e verso il basso, System decisamente survey complete. possiamo espanderci molto più facilmente di tutti gli altri imperi. Forse gli unici appunto sono gli Yoda X perché controllano quasi il passaggio verso quest'altra spirale. E questo abbiamo trovato una Red Ward da 16 e una da Restore incoming 14 e vessel. un Savanna. Abbiamo Situation log updated. trovato gli Xi-Aliens. Interesting. We have detected presence of alien civilization on Yurkfellow Kasmanan system. They appear to be in the early space age, and evidenced by the many primitive satellites. Oh, quindi in Kasmatan c'è decisamente un posto molto ghiotto. But our time before they venture beyond the world and join the galactic community. Interesting, very interesting. New research. Cosa mettiamo? Osservatorio, plan sensor range e physicato decisamente. Orbital sensor range. Quindi Later Galactic Union, che sono questi, hanno chiuso. Loro sono fanatici spiritualisti e individualisti. Abbiamo decisamente trovato il nostro rivale. Sono superiori a noi e sono unfriendly. E sono persino. Hanno un trattato di non aggressione con qualcuno che abbiamo incontrato e addirittura protezione. E hanno un sistema qua. Porca Eva. Se quello sarebbe stato perfetto, sarei andato decisamente verso questo sistema. In cui c'erano oltretutto questi simpaticoni, che
che sono materialisti e franatici pacifisti, sarebbero stati perfetti alleati. Direi che il nostro nemico è stato trovato e adesso bisogna pianificare più che una guerra di difesa contro chi conoscevamo prima, che sembrano essere abbastanza restii a combattere, decisamente una guerra di attacco nei confronti degli Enitas, decisamente. Sono solo superior, ce la possiamo fare. Ora però vuol dire che dobbiamo aumentare la nostra flotta. Quindi la prima cosa che farò è iniziare a mettere in atto gli upgrade per quanto riguarda le nostre centrali. Perché avremo bisogno di mantenere la flotta. A Sfinferli e ad Amanite aumentiamo il livello della nostra colonia. Non posso ancora creare una Betarian Power Plant, ma lo farò a breve. A questo punto la nostra Construction Ship deve andare a fare Mining Stations per qua a Whiter. Decisamente necessario. Qua Ildurn hanno appena creato una piccola colonia, la stanno creando adesso. Il nostro obiettivo sarà prendere Ildurn e colonizzare Kasmaton. Quello sarà il nostro obiettivo, decisamente, e per contenere l'espansione verso di noi. A questo punto è ancora più utile fare questo tipo di trascorso per la nostra Science Ship, e poi dovremo andare a nord, perché se per caso non possiamo espanderci a sud, nord è l'unica direzione che possiamo tenere. Come tecnologie, invece, adesso stiamo aumentando gli armamenti, ma abbiamo bisogno nettamente di aumentare gli spazioporti. Quindi a Sfinferli bisogna iniziare a creare lo spazioporto. In questo momento però non abbiamo abbastanza minerali. Adesso servono 360, tolgo dalla pausa giusto per avere quei tre minerali che servono, perché abbiamo bisogno decisamente di iniziare a costruirli, anche costruire delle difese. Buon, direi che possiamo fermarci qua con la preparazione delle nostre difese e eventuale attacco, e augurarvi una buona giornata. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!